Siamo arrivati a un punto in cui volevo introdurre anche un altro grande gufo che non c'è oggi, che è Stefano Rodotà, che mi serve per introdurre una discussione, un approfondimento della nostra assemblea sul tema dell'informazione, perché Rodotà scrive che giustamente in vista della campagna elettorale referendaria, il tema dell'informazione e della comunicazione, scrive Stefano, è destinato ad assumere una portata sempre più determinante per quanto riguarda soprattutto la parità delle armi nell'ambito del servizio pubblico radio-televisivo, notando anche che a differenza dei plebisciti passati della storia, oggi abbiamo a che fare con una tecnologia dell'informazione che, diciamo, della comunicazione molto diversa, molto più pervasiva, molto più forte. E a questo proposito io, diciamo, ho una piccola esperienza nel campo, perché per 16 anni sul Manifesto avevo una rubrica che si occupava di televisione nel 92 fino poi al 2006, così, quindi mi sono fatta tutta la stagione prima di Tangentopoli e poi quella del berlusconismo, arrivando, diciamo, a conquistare la palmarès di quella che sarebbe stata più puntata di tutti, di Porta a Porta, pur, diciamo, riuscendo ad uscirne ancora sana di mente per quello che era possibile. Quindi conosco bene la potenza di questa arma che adesso verrà messa in campo in modo grave, perché già ne stiamo avendo le prime avvisaglie, sono cambiati i vertici del servizio pubblico, abbiamo visto quali campioni di pluralismo sono stati messi al suo governo, da dove vengono, quali rapporti hanno con il governo, e noi, quando in realtà lottavamo contro Berlusconi anche dal punto di vista mediatico, perché poi lui era il re dei media italiani, tuttavia, diciamo, nella stampa e anche nella stessa televisione c'era una opposizione, c'erano diverse voci, diversi giornali, diversi programmi che erano contro il lutto del Signore, no? E si esponevano e combattevano una battaglia. Adesso noi abbiamo il Royal Baby, che Berlusconi è un grande estimatore, non solo per aver frequentato da giovane i programmi dei quiz, ma anche proprio perché con lui ha una analogia molto forte nell'uso dei media, che è una capacità, nessuno gliela può togliere, è bravo, quindi ci sa fare, però si trova di fronte a un territorio, una prateria, perché i giornali parlano con una voce sola, si unificano, perché tutti i poteri sono convogliati verso questa riforma, e quindi non è un caso se anche oggi qui ci sono i rappresentanti, diciamo, in pochi al momento, e quindi come si fa a risalire questa strada che è così ripida e così tutta in salita dal punto di vista dell'informazione? Credo che la cosa migliore da fare sia quella che abbiamo cominciato a fare, parallelamente, a volte incontrandoci, come l'altro giorno quando abbiamo pubblicato insieme le 10, anzi le 30 più grandi bugie della campagna del sì, cioè dobbiamo continuare a mettere a disposizione dell'opinione pubblica su carta e su web tutti gli strumenti per controbilanciare con i nostri poveri mezzi quell'enorme potenza di fuoco che noi vediamo di spiegarsi ogni giorno e che però potrebbe anche rivelarsi un boomerang. È vero che Renzi è spigliato, insomma, però ieri sera è andato a Virus a portare una corona di fiori al giornalista che i suoi dirigenti avevano appena epurato, e l'assassino è sempre il primo a portare le condoglianze alla famiglia.
e lo ha letteralmente ucciso, ha ucciso un uomo morto ormai televisivamente, perché gli ha fatto fare il 4% in seconda serata, che è meno del peggior Vespa, cioè Berlusconi ha impiegato una quindicina d'anni per rompere i coglioni alla gente, lui ha impiegato 2 anni e poco più, quindi è molto probabile. Molto probabile che la campagna non si riveli poi così efficace. L'importante appunto è che si abbiano gli strumenti, i mezzi, proprio gli arnesi del mestiere per non farsi infinocchiare, e da questo punto di vista non è molto difficile controbilanciare la campagna renziana, perché la campagna renziana si nutre di argomenti piuttosto miseri. Io immaginavo che avrebbero schierato insomma, dei personaggioni mica da ridere, e invece devo dire sono molto affascinato dal fronte del sì e dalle sue argomentazioni. Mi spiace, non vorrei offendere i professori del fronte del no, ma quelli del sì sono molto più divertenti, perché dicono delle cose straordinarie. Non so se voi avete letto il catechismo del sì, me l'ha mandato Sandra Bonsanti, io ho pensato un falso del male, sembrava finto. Io su questo mi vorrei concentrare per qualche minuto, ho portato qui un po' di citazioni, perché non è che dicano delle cose particolarmente forti, le cose principali, per essere esatti, ve ne cito qualcuna: chi ci attacca accusandoci di tradire i principi stabiliti dai padri costituenti, rispondo che stiamo correggendo un punto su cui non riuscirono a mettersi d'accordo e fecero una norma transitoria dicendo così non va bene. Questa norma transitoria non si è mai trovata, la stanno ancora cercando. Se voi leggete la Costituzione, questo l'ha detto il nostro Presidente del Consiglio, è convinto che i padri costituenti dopo 2 anni di lavoro abbiamo detto: che cazzo abbiamo combinato? Mettiamo una norma transitoria per dire alle future generazioni, se ci fosse mai un Verdini o una Boschi che volessero rimediare ai nostri guasti, lo facciano. Sono 70 anni che stiamo aspettando la fine del bicameralismo paritario. Maria Elena Boschi, Corriere della Sera. Non per cattiveria, ma chi dice state facendo troppo veloce, rispondo, questa riforma è attesa da 70 anni, Matteo Renzi. 70 anni fa purtroppo non c'era ancora la Costituzione, l'idea che qualcuno immaginasse già di cambiarla prima ancora che venisse scritta può venire in mente soltanto a due cerebrolesi, a due malati di mente. La Costituzione ha appena compiuto 68 anni, non 70. Finalmente solo la Camera voterà la fiducia al governo. C'era già lo Statuto Albertino. Credono di aver inventato, non hanno inventato niente. C'era lo Statuto Albertino, dopodiché ha detto forse meglio due. Anche perché nello Statuto Albertino il Senato lo nominava il re. Adesso lo nominano i consigli regionali, forse era meglio il re. Che ogni tanto, perché almeno non rubava sui rimborsi elettorali, sulle mutande verdi. I senatori hanno deciso di abolire il Senato come i tacchini felici del giorno del ringraziamento. La politica dà un grande segnale, rinuncia alle poltrone. Questo è sempre il Presidente del Consiglio. I senatori non hanno abolito il Senato, lui forse non lo sa, ma il Senato ci sarà ancora. Potrà richiamare esattamente tutte le leggi che esamina adesso, solo che poi le potrà richiamare di nuovo la Camera. Quindi invece della navetta Camera-Senato, noi avremo la navetta Camera-Senato-Camera con 10 sistemi diversi di esame delle leggi, mentre oggi ne abbiamo solo 2. E per semplificare li hanno moltiplicati per 5, quindi non più 2 ma 10. Però lui è convinto che i senatori hanno abolito il Senato. Lasciamoglielo pensare. Poi ci sono i tacchini che affascinano molto Segreteschi. È colpito da questa metà, ma poi gli diamo la parola perché io non voglio perdere. L'altro giorno ha detto i 2/3 dei politici andranno a casa.
Ora, i politici in Italia, tra quelli che fanno direttamente politica e campano di politica e tutto l'indotto, municipalizzate, controllate, consulenze, eccetera, eccetera, sono 1 milione di persone. Il Senato si riduce di 220 elementi. 220 elementi sono i 2/3 di 1 milione di persone? Mi sembra di no. Sono i 2/3 di 300 persone, non di 1 milione di persone. Il risparmio annuo di questa deportazione del Senato oscilla tra i 30 e i 40 milioni, ripeto, all'anno, che è il costo della benzina dell'Air Force Renzi, questo meraviglioso Jumbo che lui si fa costruire, è il costo di mezzo F-35 e oggi il sito del Fatto Quotidiano racconta che ogni anno si spende in spesa militare 48 milioni, quindi più al giorno, 48 milioni al giorno di spesa militare, che è quanto risparmieremmo in un anno col Senato. Naturalmente non è sbagliata l'idea di ridurre il numero dei parlamentari, è chiaro che bisognerebbe ridurre la Camera e il Senato, altrimenti il Senato nelle assemblee comuni, quando si riuniscono a Camere riunite, il Senato non conta più niente, ovvio, no? Se Renzi avesse tenuto fede alle promesse che lui stesso aveva fatto di dimezzare il numero dei parlamentari, Camera e Senato, e di dimezzare i loro emolumenti, avremmo risparmiato dal 500 milioni al 1 miliardo all'anno. Se avesse abolito il Senato, come dice che hanno fatto i tacchini, avremmo risparmiato 500 milioni all'anno, invece risparmieremo 30 milioni. Non si cambia la Costituzione per risparmiare 30 milioni. Quindi la miseria delle argomentazioni è questa. E ne leggo ancora un paio, parliamo un attimo ancora dei professori del sì, sempre molto affascinanti. Ah, questa è magnifica. Il referendum l'abbiamo voluto noi del governo, obiezione di Lucia Annunziata, ma non avete raggiunto i 2/3 della maggioranza parlamentare e quindi è imposto dalla Costituzione. Cioè, no, perché anche quando potevamo avere i 2/3, io dissi che avremmo fatto mancare i 2/3 per consentire agli italiani di esprimere. No, aspettate, perché questo può anche essere vero. Sapete quant'è il massimo della maggioranza che ha raggiunto la riforma costituzionale in Parlamento? Quando a votarla c'erano anche Forza Italia e qualche leghista, e quando Calderoli era correlatore della riforma al Senato, avevano voluto dargli un'altra chance, dopo il Porcellum insieme alla Finocchiaro, era correlatore. Poi ha detto è una merdina questa legge, perché ha detto prima era una merdaccia, ma poi ci ho messo mano io, e dopo è diventata una merdina, per questo poi ha deciso di votare contro dopo l'apporto che aveva dato. Ma quando c'era anche Calderoli e c'era anche Forza Italia che votavano questa legge non ha mai superato il 57% dei voti. A casa mia il 57% non è i 2/3, quindi il governo non ci ha fatto una concessione a far mancare il numero, non ha mai avuto la minima possibilità di far passare questa riforma in Parlamento con i 2/3. E quindi questo è il livello delle argomentazioni. Naturalmente quando si sono resi conto che entrando nel tecnico si inguaiavano, hanno cominciato a sparare alto e quindi hanno detto che i costituzionalisti sono dei professoroni, dei soloni, dei rosiconi, degli archeologi travestiti da costituzionalisti che difendono il codice di Hammurabi, l'ha detto il Presidente del Consiglio, e poi non attaccava, si è visto che proprio non attaccava, e uno dice ma costituzionalisti, insomma, magari l'hanno pure letta e magari persino capita, no? Alle volte può capitare per un costituzionalista che la capisca anche una volta che l'ha letta. Allora hanno tirato ancora più alto, hanno alzato ancora di più il tiro e hanno cominciato a dire
Beh, mi dicono che se chi vota sì vota con Verdini, e allora io dico che chi vota no vota come Casa Pound. La logica qui zoppica, perché la Boschi ha scritto la legge elettorale, la riforma costituzionale con Verdini, e poi l'ha votata in Parlamento, cioè c'è stato un accordo con Verdini, si sono visti per scriverla. Noi che voteremo no non abbiamo mai avuto nessun rapporto con Casa Pound, e del resto se questa riforma fa così schifo da convincere persino i nazifascisti a difendere la Costituzione, è un problema di chi l'ha scritta. Ma noi non li abbiamo mai incontrati, non ci siamo mai messi d'accordo, loro con Verdini sì. Chissà chi ha promosso la Boschi nell'esame di logica. Che lo ricorda sempre che lei è laureata. Cerca di convincere. Il catechismo del sì, ve lo suggerisco, è meraviglioso. L'ha scritto un professore, tra l'altro qui di Firenze, Carlo Fusaro, che riprende tutte queste cose che abbiamo letto, che abbiamo detto. Poi dopo aver detto di Casa Pound, dato che i partigiani hanno detto ma insomma come fai ad accusare Lampi di essere come Casa Pound, allora lei ha detto beh effettivamente ci sono dei veri partigiani che votano sì e poi sono quelli che sono venuti dopo che votano no, perché ne aveva trovato uno che aveva fatto il partigiano e che votava sì. Dicevo di questa meravigliosa Bibbia, questo catechismo che loro porteranno per le case. Sapete che bisogna prepararsi nei prossimi 3 mesi, quando state facendo la doccia la domenica mattina e dite ah finalmente una giornata serena, suona il citofono, c'è i testimoni di Geova, no, è Renzi o la Boschi o Fusaro che portano il catechismo. Nel catechismo, oltre a tutte le cose dette prima, alla fine c'è un'appendice di personaggi e interpreti con i particolari protagonisti del bene e del male. Nel bene ci sono Angelino Alfano, non ha avuto un ruolo diretto nella riforma costituzionale e in quella elettorale, ma senza il suo contributo e quello della sua componente. La sua componente sono Schifani, Formigoni, Giovanardi e altri personaggi lombrosiani che non vengono qui citati, paura dell'effetto scolla gente, però senza il suo contributo e quello della sua componente le riforme anche in campi diversi sarebbero restate al palo e la legislatura avrebbe preso quella brutta piega che sembrava nel 2013 l'unico esito possibile, cioè quello di rispettare eventualmente il voto dei cittadini, di fare un governo con chi aveva vinto le elezioni anziché con chi le aveva perse, e quindi Alfano buono. Berlusconi è buono fino a un certo punto perché aiuta a scrivere la Costituzione, quindi è buono, poi però di razza proprio devia dal percorso. Pensate che i suoi governi vengono definiti governi deludenti, governi Berlusconi, sono governi con esiti deludenti, premier di capacità modeste e leader non in grado di tenere unito il proprio capo. Questo abbiamo sempre detto di Berlusconi, cioè, hai visto quel leader lì, non è in grado di tenere unito il proprio capo, cioè questa era la critica più dura che abbiamo sempre fatto a Berlusconi. Purtroppo, aggiungo, è stato coinvolto in vicende giudiziarie, qui si dice al di là delle vicende giudiziarie, riguardo alle quali è probabile che abbia subito un trattamento non del tutto equilibrato, cioè è possibile che l'abbiano perseguitato con quel galantuomo, c'è questo scritto per il suo Fusaro nel catechismo del sì. Adesso purtroppo, dopo un iniziale bel contributo che si vede anche a occhio nudo nella nuova Costituzione che ha contribuito a scrivere, purtroppo si è intruppato con gli avversari della riforma al fianco di quei costituzionalisti ansiogeni, vedete abbiamo qui alcuni esempi, che a tutto si oppongono da sempre, in particolare alle riforme fatte senza chiedere il loro permesso, vedi Zagrebski, e infatti c'è poi una voce a lui dedicata. Poi attenzione, perché qui entriamo nel mistico, Boschi Maria Elena,
avvocatessa originaria della provincia di Arezzo, conoscendo la determinazione, grinta e capacità di applicazione, studio e lavoro, Renzi l'ha nominata in ruolo chiave, ministro per le riforme e rapporti col Parlamento. Ha così lavorato fin dall'inizio sui dossier delicatissimi, eccetera, eccetera, sia in commissione sia in entrambi i rami del Parlamento per 2 anni, conquistando stima generale anche al di là della frattura maggioranza-opposizione. Se c'è una madre delle riforme, questa è lei, quindi essa è madre, se ce n'è una è lei, ma non è l'unica, c'è anche una seconda madre che viene definita prima Angela Finocchiaro e poi Anna Finocchiaro. Angela è una nota comica, e poi però si correggono, Anna Finocchiaro è sicuramente, con Maria Elena Boschi, l'altra madre della riforma, quindi due madri, un parto bigenitoriale. Enricoletta Maluccio, Politano molto ma molto bene, è il vero padre, ecco chi era il padre. Voi pensavate che fosse figlio di padre ignoti, è il vero padre del tentativo di salvare la 17ª legislatura attuando finalmente le riforme da tanto tempo attese, 70 anni. Quando lui benediceva l'invasione sovietica l'Ungheria, lui già voleva le riforme. Poi attenzione, perché anche i padri sono molteplici, è una famiglia un po' strana. Matteo Renzi, presidente del Consiglio a meno di 40 anni, è l'enfant prodige della politica italiana del terzo millennio. Cosa? Naturalmente è lui il padre, se ce n'è uno, ma come se ce n'è uno, se c'è già Napolitano, se ce n'è due, è lui il padre, se ce n'è due, delle riforme, parentesi, non solo istituzionali, mi voglio rovinare. Denis Verdini, ah, è qui, discusso senatore, subito numerosi processi, esito vario, soluzioni, procedimenti di via giudizio, una condanna. Nelle sue vesti di uomo di fiducia di Berlusconi avrebbe avuto un ruolo rilevante nel favorire il cosiddetto patto del Nazareno, quindi lì era buono. E poi rimase buono, perché mentre Berlusconi se ne andò, lui decise di sostenere comunque le riforme, di qui vivaci e insistite polemiche, fuori e dentro il PD. E infine, e il carbone per in fondo, Zagrebeschi Gustavo. A parte di costoro che sono nemici, nel senso di fieri critici delle riforme costituzionali sin dagli anni 70, e non hanno mai cambiato idea, questo è grande. Sono addirittura coerenti, cosa bravissima, in un paese di volta da anni, non hanno mai cambiato idea, cosa che va segnalata, pubblico ludibrio, neanche quando protagonista delle riforme è il partito della sinistra democratica, in cui è confluita sin dalla sua fondazione tutta la parte riformista del PC. Dice, sti cazzi, come si dice a Roma, ma invece avrebbero dovuto cambiare idea. A lungo osteggiarono le riforme berlusconiane, che si può capire, bontà loro, riconoscono che insomma si fece bene, ma ora osteggiano con la medesima grinta, carica ansiogena, ancora una volta, e assoluta incapacità di fare i conti con la realtà, le proposte del governo Renzi, cioè del PD, cioè del maggiore partito di sinistra o centro trattino sinistra dell'intera Unione Europea. Voi capite a quale sfida si prestano, componente rispettato del Partito Socialista e Democratico Europeo, insomma, un putribondo figuro. Verdini discusso, Berlusconi forse perseguitato, Zagrebeschi. Ultimo punto, noi abbiamo alcuni personaggi oggi schierati fieramente con il no, che non l'hanno proprio sempre pensata così. Questo diceva a una domanda: è giusto riformare la Costituzione a colpi di maggioranza? Rispondeva: no, non è giusto. Tieni. La legge di revisione costituzionale approvata di recente è davvero un colpo di maggioranza, non c'è stato nessun dialogo, nessun confronto, e io credo che in generale occorre cercare la più larga intesa per qualsiasi modifica della Costituzione, ma non solo. C'è chi sostiene addirittura che l'articolo 138 vada modificato nel senso di rendere obbligatoria la maggioranza dei 2/3 per mettere in sicurezza la Costituzione. Pensate, varrebbe la pena discuterne. Non deve passare, questa è la cosa più dura,
Un'eccessiva amplificazione dei poteri del capo del governo non deve passare una riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica come figura di garante della Costituzione e dei valori costituzionali. Credo che non debba passare l'enorme pasticcio che si è combinato tra il Senato e la Camera, che provocherebbe la paralisi del procedimento legislativo. Giorgio Napolitano, 2006, sulla riforma di Berlusconi. Gli stessi punti copiati dalla riforma Renzi. Ma qui c'è un altro che andava in giro con una Costituzione storica, quella del padre partigiano che si portava accanto. Il Presidente del Consiglio ha in mente un paese in cui il potere viene sempre più tacitamente concentrato nelle mani di una sola persona. Questo è contro la Costituzione su cui lui stesso ha giurato. Tutti gli italiani che credono nei valori che hanno fatto nascere la Costituzione in modo pacifico e democratico comincino una battaglia per difendere la democrazia italiana. Noi siamo contrari all'eccesso di potere che la loro riforma concede al capo del governo. La loro riforma cancella il sistema parlamentare, la stessa maggioranza è ostaggio del Premier. Il punto sono le garanzie. Possiamo anche avere un Premier forte, ma con un Parlamento che eserciti un forte potere di controllo, come negli Stati Uniti. Franceschini. Questo è fortissimo, questa è veramente una cosa, è una durezza che ogni volta che lo leggo mi spaventa. No a una riforma che stravolge la nostra Costituzione riscrivendo ben 53 articoli. No per fermare il progetto che conferisce al Premier poteri che nessuno Stato democratico prevede e lo rende sostanzialmente inamovibile. Matteo Renzi, 2006. Quest'altro è altrettanto duro, se non di più. Oggi voi del governo e della maggioranza state facendo la vostra Costituzione, l'avete preparata e la volete approvare voi da soli, pensando soltanto alle vostre esigenze, alle vostre opinioni, ai vostri rapporti interni. Ancora una volta emerge la concezione che è propria di questa maggioranza, secondo la quale chi vince le elezioni possiede le istituzioni, ne è il proprietario. Questo è un errore. Sergio Mattarella, alla Camera nel 2005. E potremmo andare avanti, l'altro giorno ho trovato un Bassanini dannata, doc proprio, cosa, un vitigno meraviglioso, un Bassanini 2006 che dopo la vittoria del referendum, del no al referendum contro la riforma Berlusconi diceva adesso basta riforme costituzionali, adesso blindiamo la Costituzione alzando il 138 sui due terzi in modo che nessuno possa più scassinarle, facciamo le riforme che servono, che sono leggi ordinarie oppure ritocchi minimi a singoli articoli. La grande riforma costituzionale non ha il consenso del popolo italiano, quindi basta. Adesso sta reclutando i professori del sì. Bassanini, consulente per l'innovazione tecnologica del governo Renzi e per la banda larga, devo dire che come banda larga ne hanno trovata anche un'altissima. Ma di questi meravigliosi Voltagabbana abbiamo un esempio questa mattina. Proprio qui a Firenze, all'università, il 3 maggio, Roberto Benigni dichiarava: sono orientato a votare no al referendum per difendere la Costituzione più bella del mondo. Poi succede una cosa, Campo Dall'Orto, che è il padre padrone della RAI, messo lì da Renzi, ma non è che sia proprio brillantissimo come intelligenza, ha avuto la meravigliosa trovata di ritrasmettere lo spettacolo di Benigni, La più bella del mondo, che andò in onda nel 2012, questa sera per il 2 giugno. Panico in RAI, hanno detto, ma che stai scemo? Benigni difendeva la Costituzione, quella là, quella vera, no? Quella del 48. Anche perché quella della Boschi, di Renzi e di Verdi non c'era ancora nel 2012, non avevamo ancora nemmeno votato nel 2012, c'era il governo Monti. Allora, casino, come fare, come non fare, pam, trovata geniale. Benigni che dà un'intervista a Ezio Mauro su Repubblica, in cui dice che sì, è vero, aveva detto che era intenzionato a votare no, ma è stata una dichiarazione frettolosa. Col cuore mi viene da scegliere il no, ma con la testa, con la mente, scelgo il sì. A parte questa dissociazione cuore-mente su cui si esercita da secoli,
la mente deve essere piuttosto confusa, perché Benigni poi aggiunge: è vero, la riforma è pasticciata, è vero, è scritta male rispetto alla lingua meravigliosa della Costituzione, è stata scritta del resto a sei piedi, come voi sapete, Boschi, Verdini, Renzi, no? Si nota a occhio nudo. Quindi è pasticciata ed è scritta male, ma non solo. La Costituzione farebbero bene ad attuarla prima che pensare a cambiarla. Allora uno dice, allora torni sul no, ma no, anzi col cuore, ma con la mente. Meglio questa riforma pasticciata e scritta male, mentre la Costituzione 48 è meravigliosamente scritta, che niente, che il nulla. Il nulla che cos'è? È la Costituzione del 48, quella scritta meravigliosamente, no? Che resterebbe in vigore se non passasse quella pasticciata e scritta per ieri, che non bisogna cambiare ma bisogna attuare. È un caso di dissociazione che andrà approfondito, credo con l'aiuto di molti dei professori che hanno firmato l'appello del sì, perché hanno per il 99% una caratteristica: non insegnano diritto costituzionale. Purtroppo quelli che insegnano diritto costituzionale li ha presi tutti il no, per cui quelli del sì non ne avevano più, allora hanno dovuto spaziare tutti gli altri rami dell'uscibile umano, nella speranza che appunto non abbiano letto la riforma o non l'abbiano capita. In questa lista meravigliosa che vi suggerisco di leggere ci sono docenti di psicopatologia, questo è utile, marketing, fisica medica, datazione e diagnostica, giudaistica, anatomia umana e disabilità, sistemi radiomobili, neurologia, anche qui può venire a taglio, chimica analitica, comunicazione elettrica, petrologia e petrografia, elettrotecnica, ingegneria dei sistemi di trasporto, che è la categoria maggioritaria, sono ben tre i cattedratici di sistemi di trasporto a pari merito con quelli di chirurgia generale, algoritmi, psicotecnologie, filosofia slava, geometria, endocrinologia, produzione edilizia, storia medievale, fisica nucleare e subnucleare, reumatologia. Ma io trovo particolarmente utili alcuni docenti che hanno firmato per il sì, che sono di psicopatologia appunto per studiare queste pulsioni praticamente autoritarie, fisica delle particelle elementari per andare a scandagliare proprio il cervello della Boschi nel profondo, storia dei paesi arabi per apprezzare il livello di democrazia di questa nuova Costituzione e soprattutto oftalmologia per riuscire a scovare qualcosa di buono della riforma e infine gastroenterologia e chirurgia digestiva, che sono molto utili per digerire questa boiata. Naturalmente molti di questi sono accreditati al potere, sono consulenti di regioni, consulenti del governo, consulenti di ministeri, c'è mezzo ministero dei beni culturali, c'è il CERN, c'è il CNR, poi c'è un magistrato, uno l'ha trovato, pensione per fortuna, si chiama Vincenzo Carbone, era il presidente della Cassazione, nell'inchiesta della P3 si è scoperto che era il giudice preferito da Flavio Carboni, Denis Verdini e Marcello Dell'Utri. È andato anche lui a impreziosire questi 250. Se cercate notizie di questo non trovate sui grandi giornali di stamattina, che hanno puntato su ben altri cattedratici. Federico Moccia soprattutto. Federico Moccia è molto gettonato, non si sa cosa insegni, ma è nella lista dei 250 che Renzi ieri ha chiamato non professori, categoria screditata, eccetera, ma scienziati. Quindi scienziato di lucchettologia al Ponte Miglio, no? Queste robe qua, Federico Moccia è con loro, per fortuna. Ecco, questo è molto importante. Allora io dico, facciamoci animo, non dobbiamo disperare, insomma, le forze in campo sono queste. Se alla gente riesce ad arrivare qual è il danno che farà questa riforma, io penso che non ci sarà partita. Se invece alla gente non arriva
nulla, ma arriva semplicemente che si risparmiano 4 soldi, che si risparmiano 200 poltrone su 1 milione e che erano 70 anni che non vedevamo l'ora di cambiare una Costituzione che quando cominciamo a non vederne l'ora già non c'era ancora nemmeno. Ecco, se passano queste cose qua, allora ovviamente vincerà il sì. Io penso che bisognerà puntare sugli argomenti più popolari. Io capisco che per i costituzionalisti del no è molto importante l'equilibrio fra i poteri, i pesi e i contrappesi, eccetera, ma io temo che se diciamo che ci avviamo verso la dittatura, dica il sì, nel senso che c'è una voglia di dittatura in Italia, non da oggi, che fa impressione. Se invece andiamo a dirgli, per esempio, che non li eleggiamo più noi, ma se li nominano loro, insistiamo sui grandi equilibri. Sui grandi equilibri. Io quando ho detto questa cosa in un dibattito televisivo con Andrea Romano, gli ho detto: ma perché li nominate voi e non ce li fate eleggere? E perché gli date l'immunità, visto che vengono eletti per fare i sindaci e i consiglieri regionali, non è prevista dalla Costituzione l'immunità? Lui ha risposto: ma sono immuni solo nelle funzioni senatoriali. Quindi praticamente li spaccano in due, no? Uno è immune dalla cintola in su e non dalla cintola in giù. Dipende da dove si trova nel momento in cui delinque. Se rapina una banca nei dintorni del consiglio regionale è sicuramente non in veste di senatore. Se va a Roma a rapinare la banca, lì è probabile che il reato sia senatoriale e quindi non si può arrestare. Voi capite che basta farli parlare di questo e danno via di matto, perché sono delle cose talmente fuori dal mondo e talmente poco comprensibili dal cittadino comune che sfidarli su questi due punti, per esempio, ne ho detti solo due fra i tanti, l'immunità e il fatto che non li eleggiamo, secondo me loro sbarellano completamente e fanno involontariamente campagna per il no. Grazie. Grazie Marco. Allora.